Ciao, sono Giovanni Grazzini. Nel precedente video abbiamo visto il corretto posizionamento del paziente sull'isocinetica e la successiva calibrazione. Adesso vi farò vedere i vari test che la macchina permette di fare. Per test isocinetico si intende un test eseguito a velocità angolare costante. Durante il movimento il paziente esprime forza massimale e la macchina, per mantenere la velocità costante, si oppone con una resistenza uguale e contraria alla forza del paziente. Questo permette, istante per istante, di misurare la forza, indirettamente la forza che esprime il paziente. La macchina permette di effettuare due tipi di test, il test isocinetico e il test isometrico. I test isocinetici si possono classificare in concentrico, eccentrico e concentrico-eccentrico. Durante il movimento concentrico è la macchina che si oppone in maniera proporzionale alla forza generata dal gruppo muscolare. Nel movimento eccentrico invece è il gruppo muscolare che si oppone in maniera proporzionale alla forza generata dalla macchina. Nel movimento concentrico-eccentrico invece prima è il muscolo che si oppone alla macchina e poi è la macchina che si oppone al muscolo. Tutti questi tipi di test possono essere fatti cambiando vari parametri. Il parametro più importante a mio avviso è la velocità angolare con cui viene effettuato il test isocinetico. I test concentrici permettono uno spettro di velocità angolare compreso fra 40 e 400 gradi al secondo. Di solito vengono usati comunque velocità classificate come basse, medie e alte e comunque spaziano tra i 60 e i 180 gradi al secondo. Durante il test eccentrici e concentrici eccentrici invece lo spettro di velocità angolare che possiamo scegliere è leggermente più piccolo e oscilla fra i 20 e i 200 gradi al secondo. Di solito si preferiscono velocità angolari basse durante test eccentrici, comunque attorno ai 40-60 gradi secondo. Seguendo questo schema vi farò vedere due test concentrici, uno a 90 gradi di velocità angolare e 4 ripetizioni, denominato test di forza, e uno invece di endurance con 20 ripetizioni a 180 gradi secondo. Poi vi farò vedere un classico test eccentrico a 60 gradi al secondo di velocità angolari, 4 ripetizioni. Infine vi farò vedere un test combinato di quadricipite e di flessore, sempre di 4 ripetizioni a 60 gradi al secondo. Per quanto riguarda i test isometrici vi farò vedere un test tipico a 45 gradi di flessione, sia per l'estensore che per il flessore, entrambi di 10 secondi di durata. In questo test, in cui il grafico ha sulla scissa l'angolo e in ordinata il momento di forza, il parametro più importante è il picco di forza, visibile all'apice dell'istogramma. Per una valutazione di endurance, proponiamo un test ad alta velocità, con un alto numero di ripetizioni. In questo caso non è fondamentale osservare i picchi di forza, ma quello che è denominato indice di fatica. L'indice di fatica è la differenza percentuale del lavoro delle ultime 3 ripetizioni rispetto alle prime 3. Più è alto l'indice di fatica, più il nostro paziente sarà resistente. A differenza dei test precedenti, in questo caso sia il flessore che l'estensore si contraggono in eccentrico. Con questa modalità di contrazione e con questa bassa velocità angolare, fisiologicamente i picchi di forza sono più alti. Con questo tipo di test analizziamo un singolo gruppo muscolare in modalità concentrica e eccentrica. Questo permette uno studio più approfondito della contrazione e dei differenti momenti di forza espressi. Gli istogrammi si esprimono solo verso l'alto perché stiamo valutando un solo gruppo muscolare. In questo caso rieseguiamo lo stesso test, soltanto nel gruppo muscolare antagonista, quindi gli istogrammi si generano tutti verso il basso. A questo punto il software permette di confrontare i gruppi muscolari agonisti e antagonisti. Il test isometrico invece per definizione è un test eseguito a movimento nullo,
cioè la macchina si oppone in maniera totale alla forza generata dai vari gruppi muscolari. La variabile più importante in questo caso è l'angolo a cui viene effettuato il test. Nei test isometrici i parametri fondamentali sono la rapidità con cui raggiungiamo il picco di forza e la capacità di mantenere il plateau. E anche in questo caso abbiamo una visione d'insieme dell'articolazione. Sperando che il video vi sia stato utile, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo, dove spiegherò i principi fisici che caratterizzano l'esercizio isocinetico.